io nei militari subito c'erano i fasci cross, questi insomma, per corso di guerra, e anche lì ero con un cartino, per sotto i titolati e anche lì dicevo, il tiro sono stato anche cacciatore, magari con un ufficiale a molti pallini, invece lì, e avevo solo, però anche lì era trovato, l'unico che ho rimasto di tutti, perché lì no, c'erano sempre le gare, le soldati, le varie città, le varie cose, dove mi mangiavo i punti e rimasto da bomba. E quindi facevo delle gare di caserma, c'è stato Milano, c'è stato Zero, c'è stato Impale, Italia, c'è stato Cosera. Abbiamo una sorpresa, abbiamo una telefonata da sotto. Roba vai. Yeah.
altri si erano organizzati per fare il record del mondo. Merito, Russia, c'erano gli stranieri, eccetera, eccetera. Io ho detto, no, no, vado, vado in scritto, preso due giri di vista, io andavo nel mio ritmo. Il bello mio è che io ho cominciato con quel ritmo e sono arrivato in quel ritmo. Quando ho visto che gli avversari, il medico stesso, quelli che dovevano vincere la gara, hanno cominciato uno a mano di notte, l'altro ci faceva massaggiare, uno si è ritirato, insomma c'era qualcosa che non andava. Siccome lì in pista non è come i 100 km del passatore, chi ti vede? Quindi se è all'anello, chi ti vede? E quando vedi che gli altri hanno dei problemi di morale, si alza. E io mi sono affacciato bene, bene, bene. Avevo mia moglie lì al coso, vicino alla pista, e mi dava ogni tanto dei paesini a panino, con dei trini, per esempio paesini, ogni tanto mi arrivavo a petto, ma così un po' di ragazzi che trovo nel ceduto che poi lo vendevo in negozio, che è un semplice sale minerale, come si dice, e io andavo con quello, già ci sono rimasti 6 o 7 quando ho visto, sono io avevo carico. Le forze ne avevo ancora e ho vinto 100 km da record italiano, 6 ore, 51 minuti, quinto tempo mondiale. Il mio record è rimasto 20 anni. Fino al 7° chilometro siamo scesi, il giapponese si stacca e siamo rimaniamo in lui. Che ritengo di essere tra i più forti in Italia, che non sono usato per partiti che in termini di senso mi sta dietro. Il resto dopo è arrivata la compagnia di 10.
piatto perché non ce la facevo, dopo ce la posso dire, era un piatto. Ho avuto la fortuna che per 3-4 volte, ci vede che e c'era un gruppetto di ragazze, per 3-4 volte mi ha cacciato in discesa. E quindi con queste discese che voi messe assieme hanno fatto circa 1 chilometro, io ho guadagnato ancora. Sono arrivato a dormire con più di 2 minuti di distacco da loro stesso. Io quindi così, guarda, contento che ho vinto e non ho vinto questa gara. Molto, molto contento. Allora, libero prima di entrare, ma detto, vi voglio fare una sorpresa. E la vogliamo fare questa sorpresa. Quindi sei il secondo discesista più forte di Romagna, sì. Adesso l'hai scoperto. Attenzione, la foto di noi scorre.
che si è trattato bene.